Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. Resa dei conti domani a Roma per gli imprenditori alluvionati piemontesi. Parliamo dell'alluvione del 1994 e di un'avvertenza giudiziaria che va avanti da quella data con l'INPS, con l'Istituto Previdenziale. Domani gli imprenditori chiederanno una richiesta appunto di retroattività per una serie di sgravi legati appunto ai contributi versati all'Istituto di Previdenza. E quindi domani sarà una giornata molto importante. Sentiamo. Occhi puntati domani su Roma, dove si parla del futuro delle centinaia di imprese piemontesi alluvionate nel 1994. Saranno gli stessi imprenditori della regione Sabauda a scendere in delegazione nella capitale, sotto la guida del portavoce Luca Matteia. Incontreranno Tito Boeri, presidente nazionale dell'INPS, e cercheranno di chiudere una battaglia giudiziaria ultraventennale tra le stesse aziende e l'Istituto di Previdenza. In sintesi, gli alluvionati piemontesi chiedono la restituzione dei contributi versati all'INPS. Si va dai 60 ai 90 milioni di euro. Una cifra corposa che dovrebbe uscire dalla legge di stabilità. Ma c'è l'inghippo con l'INPS e con le vicende legali legate ad una legge approvata nel 1994 che permetteva agli imprenditori di pagare per 5 anni solo il 10% dei contributi INPS e INAIL. La questione era nota a pochi e, poco dopo, tutti gli altri che avevano versato l'intera cifra chiesero la retroattività dello sgravio. Oggi, dopo anni di ricorsi e appelli, si è ancora per vie legali e si potrebbe arrivare fino alla Corte europea. A fare da tramite tra INPS e alluvionati è stato l'onorevole Mariano Rabino. Ed ora ad Alessandria con l'indagine dei carabinieri del NOE di Milano e della DDA di Brescia sul traffico dei rifiuti che si allarga ulteriormente. Ad oggi sono 30 le persone indagate. Oggi il calendario dovrebbe segnare il fatto che si dimetteranno i vertici di ARAL di Castelceriolo e si aspettano i provvedimenti del sindaco di Alessandria. Sentiamo De De Vinci. Persone con disabilità. La vicenda ARAL, il traffico di rifiuti illeciti arrivati dal sud e stoccati a Castelceriolo, resta in primo piano nell'attività dell'amministrazione comunale e offre novità ogni giorno. Adesso è il momento delle decisioni istituzionali, soprattutto del sindaco di Alessandria, Cuttica di Revigliasco, anche perché Alessandria detiene il 93% delle azioni di ARAL e fa da capofila ad altri 30 comuni almeno che hanno bisogno che il servizio di trasporto e trattamento dei rifiuti continui. Venerdì pomeriggio c'era stato il consiglio comunale, ma era il primo della nuova era di centrodestra e per la prima volta si trovavano insieme tutti i nuovi eletti, nuovo sindaco, nuovi assessori e nuovi consiglieri. Di ARAL se ne è parlato tra i banchi durante la seduta, ma non in maniera ufficiale. La vicenda era troppo fresca e non c'erano ancora sufficienti informazioni per aprire un dibattito. Si aspettava l'evoluzione delle indagini dei carabinieri del NOE di Milano e della DDA di Brescia. Ad oggi gli indagati sono almeno 30. In attesa di ulteriori novità del giorno da parte degli investigatori, è molto probabile che oggi arrivino le dimissioni del consiglio d'amministrazione di ARAL, soprattutto del presidente De Luchi. Il sindaco Cuttica di Revigliasco sta approntando intanto una soluzione per non fermare l'attività dell'azienda dei rifiuti di Alessandria e entro oggi, anzi forse entro poche ore, dovrebbe arrivare una dichiarazione ufficiale. Una condanna e una soluzione per due fratelli albanesi accusati di aver tentato di uccidere un connazionale. Sentiamo Emma Camagna. Una sparatoria mise a rumore la notte del 13 febbraio 2016, Piazza Alfieri ad Asti, dove rimase seriamente ferito l'albanese 27enne Aldo Bao, il quale scampò miracolosamente alla morte. Per quel drammatico fatto di sangue, consumato pare per dissidi sul controllo della prostituzione, furono incriminati i fratelli Valentin e Paulin Simoni, 29 e 23 anni, pur albanesi, accusati di concorso in
tentato omicidio e anche di rapina aggravata. La fuga sull'auto di un conoscente romeno che ad Alessandria sotto minaccia di una pistola fu fatto scendere in zona Cristo per potersi allontanare su quella vettura. Rispondevano pure di porta illegale di una pistola. Valentin Simoni, per il quale il PM ha proposto 16 anni di carcere, è stato condannato a 11 anni quale responsabile di tutti i reati. Il fratello Paolo è stato assolto dal tentato omicidio, dalla detenzione dell'arma per non aver commesso il fatto e condannato a 7 anni per la rapina. Per lui il PM ne aveva proposti 14. Gli imputati erano difesi da Aldo Mirate e Maurizio La Mattina. Al processo i testimoni sono stati molto reticenti, probabilmente per paura. L'episodio non è stato quindi chiarito nei particolari. Gli imputati comunque hanno negato ogni responsabilità. Altra cronaca, andiamo in Liguria. Continuano a bruciare i boschi in Val di Vara, nell'entroterra spezzino, dove stamani dalle 7 ha ripreso a volare un Canadair per cercare di contenere due fronti di fuoco di diverse decine di ettari nel territorio di Zignago. L'incendio, che ieri si è avvicinato al borgo di Serò, è sotto controllo, mentre sulle zone più impervie sono ancora presenti squadre dei vigili del fuoco e volontari dell'antincendio boschivo che hanno presidiato l'area per tutta la notte. Il vasto fronte di fuoco provocato da un ramo che ha colpito alcuni cavi elettrici ha causato un blackout nella zona e l'interruzione dell'acqua a causa di alcune tubazioni dell'acquedotto andate bruciate. I servizi sono stati ripristinati solo ieri sera. Le operazioni di spegnimento proseguiranno ancora per tutta la giornata. Andiamo ora a Torino, dove dopo le tante proteste per il Parco del Valentino, ormai diventato terra di nessuno, ecco il blitz antispaccio dei carabinieri che nel corso dei controlli hanno fermato 38 pusher, quasi tutti provenienti dal nord e dal Centrafrica, e con la collaborazione del nucleo cinofilo della Guardia di Finanza hanno trovato nascosti negli anfratti degli alberi, sotto le auto e sotto i cassonetti della spazzatura 230 dosi di marijuana e 150 dosi di hashish. Militari che, per dare continuità alla sicurezza nel parco, saranno presenti quotidianamente al Valentino con una stazione mobile sulla collinetta del parco stesso e due di supporto vicino ai locali notturni presenti per contrastare i posteggiatori abusivi e scongiurare le aggressioni. Ed ora siamo alla pagina sindacale con un successo per quanto riguarda proprio il mondo del sindacato collegato al Terzo Valico, e in questo caso parliamo della Filca CISL. Sentiamo Enrico Maria. Il sindacato Filca CISL si piazza primo nelle preferenze dei dipendenti nei cantieri COCIV Terzo Valico. È un doppio successo per la Filca di Alessandria Asti. Il sindacato degli edili della CISL, in occasione delle elezioni della rappresentanza sindacale unitaria presso il cantiere COCIV del Terzo Valico di Arquata Scrivia, ha raccolto 38 preferenze, seguita dalla Fillea CGL con 21 voti e dalla Fenea LUIL con 15 voti, su un totale di 149 lavoratori. La RSU sarà composta da un rappresentante per ogni singola organizzazione sindacale. Per la Filca, Pino Vona, eletto anche rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Successo che va a rafforzare, a pochi giorni di distanza, il risultato delle elezioni del 4 luglio al campo base di Novi, per i lavori legati sempre al Terzo Valico, dove la Filca si è affermata come primo sindacato con il 68% dei voti, aggiudicandosi due delegati, Piero Cresci e Vincenzo Vito Verzì Bevacqua. A questi risultati vanno poi aggiunti quelli ottenuti all'interno di altre aziende del Novese. Alla Italcementi Novi, dove Filca ha ottenuto il 40% delle preferenze con l'elezione di Giovanni Colica, unico delegato candidato alla Generale Prefabbricati di Basaluzzo, dove, con il 75% dei voti, il sindacato degli edili della CISL ha conquistato due delegati. Stiamo raccogliendo i frutti di un intenso lavoro di squadra fatto con i delegati e i lavoratori che in questi mesi ci hanno dato il loro prezioso supporto e a cui va il nostro grande ringraziamento, tiene a sottolineare la segreteria della Filca territoriale guidata dal segretario generale Pierluigi Lupo.
Un risultato ancora più significativo alla luce delle complicate vicende che hanno caratterizzato l'avanzamento dei lavori per la realizzazione del terzo valico. I lavoratori hanno creduto nella bontà delle nostre azioni, ha ricordato Piero Donnola, segretario generale Filca Piemonte. Ed ora parliamo di rilancio in ambito turistico, culturale. La Liguria è la regione italiana culturalmente più dinamica in relazione ai musei e ai siti statali, con un incremento di visitatori pari al 33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati si riferiscono al primo semestre del 2017 e sono stati anticipati dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Questo straordinario risultato, spiega l'assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo, è frutto della capacità e spinta propositiva del Museo di Palazzo Reale e del Polo Museale della Liguria, cui fanno capo i siti archeologici, le fortezze e altri luoghi di cultura del territorio ligure, e anche della forte sinergia con la stessa regione, che ha voluto sostenere negli ultimi due anni spettacoli all'interno dei siti archeologici, nella convinzione che cultura crei cultura, che uno spettacolo teatrale diventi attrattivo e faccia da volano per le visite poi ai siti museali. I numeri confermano che è così, e quindi ancora l'assessore ha confermato di complimentarsi con il direttore del Polo, Serena Bertolucci, per la vitalità e l'impegno dimostrati. Restiamo in tema perché in Piemonte, a due passi, ormai Torino fa rima con meta turistica internazionale, ma i grandi risultati arrivano anche per le manifestazioni estive organizzate in città. Migliaia di spettatori, infatti, per la prima edizione di Torino Estate Reale. Roberto Monteriso. La ripresa della città di Torino si misura col turismo. La città della Mole è infatti diventata una delle mete turistiche più importanti a livello mondiale e prima tappa turistica in Europa. Il capoluogo piemontese è ormai una capitale culturale del nord Italia e la prima città per previsione di crescita di turisti europei, più 316% nell'anno 2017. Grandi risultati anche per le manifestazioni estive organizzate in città, con il tutto esaurito registrato la prima edizione di Torino Estate Reale. Oltre 14.000 spettatori in 12 giorni hanno assistito in Piazzetta Reale a concerti eseguiti da grandi orchestre e cantanti italiani, spettacoli di danza classica, moderna e flamenco, reinterpretazioni dei grandi cantautori. Molto apprezzato dal pubblico anche l'aperitivo reale, che ha permesso di visitare le 10 stanze che compongono l'appartamento della regina Elena e di degustare un cocktail prima di assistere agli spettacoli. Torino Estate Reale, rassegna della città di Torino, realizzata da Fondazione per la Cultura, passa al testimone a Cinema Palazzo Reale, con 38 serate che nelle previsioni faranno registrare altri grandi numeri. Per Francesca Leon, assessore alla cultura della città della Mole, la rassegna è riuscita a coinvolgere spettatori sempre nuovi. Il pubblico diversificato e la scelta del luogo, la bellissima Piazzetta Reale, sono gli elementi principali che hanno portato a questo grande risultato. Allora, abbiamo parlato del sistema imprenditoriale in un certo senso legato al mondo del turismo e alla cultura, e quindi continuiamo a parlare del concetto di fare impresa. Fare sistema, un'espressione tecnica ma che rende perfettamente l'idea di come, quando si parla di imprese e di capacità di essere efficaci, si riesca ad essere vincenti solo se è un territorio intero che lavora in squadra per creare ripresa, sviluppo, occupazione. E il nord-ovest, come si dice in questi casi, latita, nel senso che se si deve fare riferimento al concetto di sistema, questo va applicato in toto al nord-est, mentre dall'altra parte del fiume si viaggia ancora a macchia di leopardo. I numeri parlano di un tasso di occupazione medio nel 2016 del 2% in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, mentre il Piemonte si è fermato a più 0,7%. E poi c'è il fatto che il nord-ovest soffre di una visione torinocentrica che manda in sofferenza il brand stesso del Piemonte, che non riesce a vendersi al meglio e a risultare attrattivo in termini di identità e di visione dello sviluppo.
Le rilevazioni sono emerse durante l'ultima assemblea elettiva di CNA Piemonte, che ha visto riconfermato Fabrizio Attis in qualità di presidente regionale. È stato sottolineato un doppio divario fra nord-est e nord-ovest, come detto, e tra il Piemonte e il resto del nord-ovest. Sul tavolo delle richieste la necessità di superare questa disparità con politiche attive, altra espressione tecnica, per agganciare la ripresa. Come fare? Mettendo in atto una strategia organica fino ad arrivare ad avere, come in Lombardia, tutte le aree manifatturiere efficienti. Serve, è stato ribadito, un'identità precisa. Non si può puntare solo sulle grandi opere infrastrutturali come la Torino-Lione, ma guardare alla sopravvivenza e allo sviluppo di altre azioni piccole e medie con progetti immediatamente cantierabili. E va da sé che il concetto del fare sistema va applicato anche all'economia sanitaria e alle politiche di sviluppo culturale. È stata Eleonora Bellocci la prima classificata del primo concorso internazionale di canto lirico Carlo Guasco ad Alessandria, che ha preso il via all'Auditorium Pittaluga venerdì scorso per concludersi ieri con la finale sotto forma di concerto. Soddisfazione per il direttore del Conservatorio Vivaldi, Angela Colombo, della commissione composta da Fabio Armiliato, Danilo Buaretto, Giovanni Botta, Vincenzo De Vivo, Cristina Ferrari, Lilia Gamberini, Riccardo Ristori, Vincent Scalera, Stefano Scardovi e Giovanni Vegeto. Gli esperti hanno apprezzato e giudicato gli interpreti, allievi e allieve della prestigiosa Scuola di Musica Alessandrina. Secondo classificato Luca Simonetti, terza Paola Leoci. Premi speciali a Claudia Muschio, il premio Carlo Guasco per il miglior interprete verdiano, Chiara Notarnicola, premio Daniela De Sì per la migliore concorrente soprano e Antonio Alcaide Gares, premio Miranda Ferraro per il miglior concorrente tenore. Voltiamo pagina, due nuove campane nell'antica storica chiesa della Madonna del Carmine di Alessandria sono state benedette nella ricorrenza della festività. Emma Camagna. L'antica pregevolissima chiesa della Madonna del Carmine di Alessandria ha due nuove campane in aggiunta alle tre storiche del 700 e 800 installate per preservare le esistenti e migliorare la melodia musicale. Realizzate in una fonderia romagnola, una è dedicata alla Madonna, l'altra alle apparizioni di Fatima ed è stato possibile acquistarle, la spesa complessiva è risultata di 11.000 euro, grazie alle offerte dei fedeli. La sottoscrizione è ancora aperta. Sono state benedette e per alcuni giorni sono esposte in chiesa durante la solenne funzione religiosa che Monsignor Guido Otria ha presieduto domenica, festa della Madonna molto venerata in città, in una chiesa affollata di fedeli. Il coro Benedetto XVI, diretto da Santiago Ortis, ha animato la celebrazione durante la quale si è pregato per tutti i benefattori, è stata preceduta da altre celebrazioni. Questa sera alle 18.30 la messa chiude le varie funzioni religiose per questa ricorrenza. La messa è dedicata a tutti i defunti. E torna dal 22 luglio al 2 settembre cinema a Palazzo Reale a Torino, 38 serate, un nuovo allestimento, 500 posti a sedere, ospiti di rilievo e serate evento. Gianni Ameglio ed Enrico Rava saranno gli ospiti della sesta edizione curata da Distretto Cinema in collaborazione con Musei Reali e Museo Nazionale del Cinema con il sostegno della Regione Piemonte e il patrocinio del Comune di Torino. Primo film in cartellone, Casablanca nella versione restaurata della Warner. L'anno scorso gli spettatori sono stati più di 10.000, all'80% under 30, ha detto il direttore artistico Fulvio Paganin. Ed ora siamo alla pagina sportiva che apriamo con una notizia dell'ultima ora del colpo di mercato da parte del Torino che si è assicurato Alex Berenguer del Osasuna. L'attaccante esterno che piaceva al Napoli arriva in Granata sulla base di 5,5 milioni di euro più uno di bonus. Ora spazio all'Alessandria che ieri è scesa in campo nella prima amichevole della nuova stagione e poi alla grande attesa per il mercato della Juventus.
virus. Tra poco tutti i particolari nel servizio curato da Roberto Monteriso, poi il meteo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni.